Ciao a tutti, eccoci qua con Mafia 3. Io non ci ho mai giocato, però vediamo com'è. Allora, no, ci ho mai sì, vabbè, ci ho fatto qualche partitina lì, una prova di merda. Continua, inizia partita, inizia. Allora, salterò tutti i coi dialoghi perché sono troppo lunghi, anche se sono belli, però mi scoccia guardare un filmato mentre non posso giocare, ecco. Mi era assistito alto livello, basso. Disattivata, così è più reale. Appena posso andare avanti, vado avanti, non me ne frega un cazzo. Se poi volete vedere la storia completa, basta che me lo dite. Comunque poi ci sono altri youtuber che hanno fatto giochi completi, quindi si può andare avanti o no qua? Salta, salta. Te di grasso. Ci può saltare? Sì. Ok, allora prendi. Perché rischiare? Prendi le chiavi. Ehi, prendi quelle. Quali chiavi? Spacco la faccia? Ti spacco la testa. Quali chiavi? Spacco la testa, eh? Ti spacco. 10, ah forse qua, 9. Le chiavi sono sul tavolo. Quale tavolo? Così possiamo andare. Spacco la faccia. Prendo il sacco e te lo tiro addosso. Allora, intanto vediamo i bottoni. Ciù. Scusa. No, questo è per abbassarsi. Questo, il quadrato, carica, il tondo, la B non fa un cazzo, Y, niente, R1, niente, R2, mi sembra che spara. Magari invece di sparare alla cazzo potremmo darci una mossa. Sparo a te infatti, nella faccia, aspetta, tutta una troia. Ah, molto realistico questo gioco. L1, le chiavi sono sul tavolo, prendile. Ma prendile te, puttana miseria. Avanti, non abbiamo tempo per le stronzate, dobbiamo muoverci. Troia. Ah, caricare questo. Vabbè, dai, ne avresti cazzo di chiavi. Dov'è? Allora, c'era il simbolino lì prima. C'era il simbolino prima. Aspetta, forse. Come si fa a mettere a posto? Lincoln, prendi le chiavi. Come si fa a ritirare? No. A ritirare? No, ok. Si può correre? No, si può correre. Qui? Ma cazzo sono queste chiavi? Allora lì c'è il simbolino verde. Ehi, prendi quelle chiavi. Madonna, tra un po' ti do un pugno. Forse qua. Sì. Fanculo. Sono sicuro di volerlo lasciare così. È arrivato col furgone, come avevamo chiesto. Ha persino pagato il suo socio per non creare problemi. T'ho chiesto qualcosa? Tanto ho chiesto qualcosa! Chi è che fa sto casino, va? Ma stai zitto. Dove sono ste chiavi? Ah, qua. Che cosa c'è? Che cazzo? E dove lo porto adesso? Mi fa una scampagnata. Mettiamolo. Mettiamolo là su questo. Come fa qua? A posto, è finita. Sì. Entra nel camion blindato, perché rischiare? No. Entra nel camion blindato. Ma questo qui lo trattamolo, puttana trova, affanculo. Te sei già morto, però non si sa mai. Cos'è qua? Perché? Anche questo, perché cazzo me lo portare? Entra nel camion blindato. Dobbiamo muoverci, hai le chiavi, quindi guida. Forza, leviamoci dalle palle. Dai, muoviti. Prendi se chiavi, dai. Su. Prendi se chiavi. E muoviti. Che cazzo fa? Dai, ti faccio entrare nel buco. Ti faccio entrare. Entra nel buco, muoviti. No, non ci entra. E molla quel figlio di puttana. Ok. Vaffanculo. Si può correre.
faccia. Chi c'è? Spacco la faccia, chi è? Ma non ci può dare dei pugni o qualcosa? Oh! Ma no, sei veloce. Forza, Lincoln. Spacco la faccia. Cazzo vuoi? Cazzo di mia mamma? Spacco la testa. Ma no, sei veloce. Cazzo sono sti chiavi? Ho già preso le chiavi. Obiettivo. Entra nel camion. Ma vaffanculo. Ci può ancora? Andiamo, forza, il tempo passa. Madonna. Guida fino al Federal Reserve. Allora, tieni premuto R2 per... Allora, intanto sta musica di merda. Che cazzo ci fa? Ecco. No, 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 no. Ma non si può togliere. Non c'è il coso da togliere? Cioè, faccio un numero a sentirla? È obbligato. Ah, fanco. Io non la voglio sta musica. Ah, fanco. Guida bene verso la città. Stai zitto, non eh? Abbiamo poliziotti attaccati al culo. Sta una miseria. Il mio vecchio voleva che lasciassimo viva una delle guardie per depistare. Ma come cazzo si toglie sta musica? E poi se c'è una cosa che ho imparato in Vietnam, oh, è che se qualcuno mamma è mia. A cambiare fazione, probabilmente lo farà una seconda volta. Che cazzo hai dietro? Mettendotelo nel culo. No, che schifo. Dimmi un po', qual è la cosa più assurda? Spostati! Meglio se non lo sai. Senti, io sono un contribuente e ho il diritto di sapere come vengono spesi i miei soldi. Ci fa togliere l'arma? Oggi Marcano paga le tasse. Certo che no, sì, ancora sta musica di merda. Hanno beccato al Capone. Non voglio finire al fresco per una stronzata simile. Allora, vuoi rispondermi o no? Eravamo ci tiene premuto quindi a far evacuare i civili. Ok, questo può dare gas. Comunque li stiamo caricando su una nave medica e arriva questa donna. Tu suoni. Aveva un bambino sotto un braccio e sotto l'altro un maiale. Inizia a salire sulla rampa. La ferma un soldato e le dice che può portare solo uno dei due. Quindi lancia il bambino in acqua. No. Il soldato si incazza. Sì. Dice a qualcuno di tuffarsi a prenderlo. Gli spara la faccia. Urla addosso alla donna, le chiede cosa cazzo le fosse saltato in mente. E poi gli spara la testa. Sai cosa gli ha detto? Gli ha detto: posso sempre fare un altro bambino. Cristo certo. Santo. Sei tu che hai insistito. Credevo che mi avresti raccontato la storia di un tizio a cui era saltato in aria il cazzo o roba del genere. Ah, più o meno. Porca puttana. Non era colpa sua. Non è come pensi, le condizioni lì... Ma Cristo, pensaci. Un giorno hai del bestiame e ti occupi del tuo riso. Sì, e certo. Il giorno dopo è tutto raso al suolo dalle bombe. Se cazzo. La metti al muro, la gente fa di tutto. Vabbè, sì, per sì, sopravvivere. Spero almeno che... Lasciami stare i maiali. Spacco la testa. Non ho visto il rosso. Attenzione. Non l'ho fatto apposta, dai. Ma che cazzo ci frena? Mamma mia che brutta guida. E togliti. C'è qua? Perché più? Cos'è più? Sono cieco. Cos'è qui? Di là? Cosa c'è? Il più blu. Che cazzo fai? Non lo so, provo ad andare qua dentro. Cazzo c'è qua? La minchia. Attirerai gli sbirri. Vaffanculo te gli sbirri. Mi sparano la testa. Dove sono? Allora, dice la strada, devo andare di qua. Mamma mia che brutto camion. Bello però quello lì della freccia. Quel sistema della freccia. Che cazzo è questo? Cos'è? Sono gli alieni. Cos'è? Non parlano più voi, devo parlare io.
Allora andiamo a fare una scampagnata in giro per la montagna. Cazzo suoni! Mamma mia, c'è lento sto camion. Dai, dacci una spinta. Mamma mia. 1200 augure. Madonna. Stavo facendo 45. I 45. Mamma mia. Mi si fa sparare? Cos'è? Attenzione! Togliti così! Culo. Sì. Madonna, mi sono fatto male anch'io. Come si fa a ritirarla? No, sta merda delle musiche, che palle. Dov'è? No. Questo fuori. Ok. Quello su. Ancora un paio di bottoni. Qui devo andare di qua. Sta di merda, metti la freccia che mette una strada, metti lì. Madonna. Chi c'è lì? Sono arrivato? No, chi c'è? C'è un cazzo di scimmio, boh. Qui c'è una sega. Che cazzo ha fatto quello in testa? Andiamo a vedere un attimo. Si può scendere? Non si può neanche scendere. Ma che schifo, non si può neanche scendere adesso. Che cazzo è? Petardo? No. Una bomba. Mamma, non t'ho visto. Guardavo i petardi. Ah, fai. Che brutto. Ho detto ho suonato, Le guardie eh? Io ho probabilmente non suonato. gradiranno vederti comunque. Lascia tutto sotto il sedile. Sì. Cos'è che devo lasciare sotto il sedile? Cazzo dici? Vediamo se questi documenti falsi valgono qualcosa. Vediamo, dai. Che cazzo ci fa a parcheggiare qua? Così? No. Devo andare un po' più lisce, no? Non funziona? Maledetti, come ci dia? Culo. Vediamo il filmato stavolta. E che cazzo devo fare? Andate alla banchina di carico. A posto, un grandissimo. Vaffanculo, coglione. Cazzo di guarda Questi qui a fai? volte non sono proprio capaci di tenere a freno la lingua e... Non è la prima volta che mi chiamano negro. Lo Ti so, spacco la sappi faccia. che se lo faccio anch'io non è una cosa personale. Quello che mi interessa è mettere le mani su quei soldi. Sì, dai, spacchiamo la testa. Quindi dobbiamo fare una rapina. Oh, esci dal veicolo, vediamo che si può uscire. Segnale Allora, per questo cambia. muoverci e quando dico qualcosa sul caldo. Tutto a posto. Allora, te stai zitto, sennò ti spacco tutto. Sì, ma dai, ma non si. Mi trapassa, fa vedere. Fa vedere. Si va. Mi trapassa. Fa vedere. Adesso non dà più i pugni. Neanche. Mettete i Ah, documenti sul adesso sì. letto. Siamo della squadra Adesso no. d'incenerimento. Che cazzo Io ci sono fa su questo guardia del gadget? corpo. Azione positiva. Sai com'è? Questo paese sta finendo nel cesso. Che cazzo hai detto cesso? A chi hai detto cesso? Madonna. Non si può neanche dare i pugni qua, vaffanculo. Puoi È seguirmi. Tu brutto invece vai e prendi quelle borse sul furgone. Portale all'inceneritore. qua. Ma vai a chi? Madonna, ti prendo. Quanto avete addosso? 238.546 dollari. Piccolo danno. Mi avrebbe già Signor arrestato se tu. Abigail ti chiamerà in ufficio quando avremo fatto e ti confermerà la consegna. Grazie. Attenzione. Ti togli? Mi avrebbe già arrestato a sto punto. Non è mica reale. Non andiamo da Dove vai? nessuna parte finché Schifo. non prendi quei soldi. Questo qui c'era anche in Batman, aspetta, questa immagine qui. E ti togli dai maroni. Ti togli, che hai detto negro? Ti togli o no? Che ore sono?
Fa una piega. Boh. Questo qui c'era anche in Batman Arkham City, mi sembra. Boh. Allora, quelli rossi sono i nemici. Io devo andare nel verde. No, nel verde è il mio amico, io devo andare nel giallo. Adesso comincio a capire. Ci capisci un cazzo però prima. Allora, ah, qui, ok. Ce la fai? Sì, grosso. Segui la guardia. Là nel giallo. Io invece voglio andare qua. Ragazzi, come va? Ma li trapassa? Ma li trapassa? Ma che roba? Posso trapassarli a testa? Certo, c'è problema. Ma che roba? Ti spacco la mascella, guarda che roba. Non posso perché ti trapassa. Aspetta, siamo... Cosa? Ecco. Cosa? No? Un po' più indietro? Dall'altra parte? Ma che cazzo? Così. Ce la posso fare, eh? Si fa ginnastica. Vabbè, vaffanculo. Mamma mia, non posso neanche correre con questi cosi qui adesso. Dai, su, c'ho i soldi. Dichiarare quel fucile. Hai anche lui fa... Addosso? Ancora in prova. Bene, un problema in meno per me. Puoi riprendertelo quando esci. Puoi riprendertelo quando esci. Stai calmo, ti spacco tutto. Il nel seminterrato, da questa parte. Dai, ti sto seguendo, muovetevi. Non vi ho mai visti Mamma. Da queste parti. Sono stato in Georgia. Lui è appena uscito dal servizio. Sì, c'è nuovo. Che mio cugino cerca di farsi prendere. È partito due volte con la marina, ha le medaglie che gli escono dal culo e il governo gli ha risposto Schifo. Grazie, ma no, grazie. È la più grossa stronzata che abbia mai sentito. Che tristezza. Un bianco timorato di Dio non trova lavoro, mentre un negro che barcolla viene... Ma chi ha detto negro? Madonna, aspetta che appoggio sti cazzi di sacchi. Vediamo che è negro. Spacco tutto. Dove devo andare? Mamma mia, ci siete lenti però, Dai, su. Spero che non vi stiate facendo le seghe a vicenda là dietro. Madonna, che schifo. Vaffanculo. Che cazzo? Sì, ma allora fanculo. Così tanto oro. Washington lo sposta in continuazione con la scusa della guerra. Oggi è qui, domani va a Dallas, poi torna indietro. Non capisco che senso abbia. Eccoci qua. Ed eccoci qua. E dai. Dove cazzo dobbiamo andare? Dove cazzo siamo andati? Guarda che roba. Ti trapassa la testa. Su quel tavolo. Quale tavolo? Che palle sti tavoli lì. Te fai una brutta fine, mi sa. Mi metto lì nel fuoco. Aspetta che appoggio. Non l'ho mai fatto prima. Pensavo fosse più grande. L'importante è che funzioni. Da problemi solo quando si intasa la canna. Cazzo. Che palle. Che caldo che fa. C'è che palle. Usavamo il carbone. Ma un annetto fa Eccolo. Siamo passati al cherosene. Elimina la guardia. Più costante. È venuto un tipo e ha provato a convincermi a passare al cherosene. Sei pronto? Non mi interessa. Non lo ero anch'io finché non ho visto questo. Sei pronto? Il cherosene non ti trovi con la fuliggine ovunque. Una volta dovevo chiamare qualche negro con la canna per la puttana mi dice. Corsto negro. Non ti faccio vedere io. È finito di parlare? È finito? Aspetta che mi preparo. Vaffanculo. Scoppia. Scioppa. Dio, quello sì che era un coglione. Dobbiamo abbastanza. Danny ed Ellis arriveranno a momenti. Aspetta che fammi un attimo spostare il corpo. Che cazzo lo posso appoggiare? È tipo Hitman. Occupati delle quadre. Qua, lo metto qua. Non voglio ritrovare. Movimento furtivo. Lo so fare il mio lavoro. Dai, lascia sto cazzo di corpo. Lascia sto corpo! Porgiti. Compiti delle guardie. Dove sono? Ce n'è una lì? Ce n'è una là? Dov'è? Questa puttana... Dove c'è la pistola? Beh? Non c'ha più le pistole adesso? C'è
Prima ce l'avevo? Forse non posso. Hai presente quella casa che stiamo affittando? Ho chiamato ieri sera, ho detto che la volevo vendere e che dovevano andarsene in due settimane. Sì, l'hai venduta? Vaffanculo. Dice che il contratto gli dà diritto di merda. Di 30 giorni. Mi chiede come fa a fare. Ecco la pistola. Un altro posto in due settimane. Allora gli dico sì. Che non è un problema mio, che è la mia cazzo di proprietà e che ci faccio adesso quello che voglio. E che è un problema tuo adesso. Tra testa. Così, entra nel cavò. Cavò, ancora. Dobbiamo aprire questo cavò. Sì, adesso ci penso, dai. No, dov'è? Che cazzo è? Dove sei? Dai, ti seguo. Ah, qua. Vaffanculo. Madonna, che musica da mar. Spero che la combinazione di scaletta funzioni davvero. Figata di grafica. Concentrati. Così. Dacci dentro, Godzilla. Ah beh, almeno non è chiamato negro. Oh, rimango incastrato, coglione. Porca di quella puttana. Tana di Eva. Che meraviglia. Io mi occupo di questa stanza, tu prendi quello che puoi da fuori. Quando il buco con trapano sarà finito, inizieremo a calare la roba. Mamma mia, quanti soldi. Dai che ce la fai, sei fortissimo. Ma ecco, ma fa culo. Coglione. Hai fatto scattare l'allarme. Non sapevo che la gabbia avesse un sistema diverso. Va bene. Noi teniamo a bada le guardie finché Danny non avrà finito il buco. Ehi. Possiamo ancora farcela. Ma sì, ancora facile. Dai, concentrati. Puttana, trovare qua ci sparano, aiuto! Che c'era? C'è una pistola, aspetta, prendo questa. Cambiare le armi, allora, menu di armi, tiene premuto L1. Cambia arma rapido L1, ah ok. Mi piace così, L1 e L1, perfetto. Adesso intanto sparo questo qui. Qua c'è nessuno. No. C'è lo zoom. Eccone là. 1, 2. Via via via, abbassati! Abbassati! Proprio, non riesco. Aspetta. Vediamo così. Così, spacca di tutto. Fa il culo. Ricarica. Là, là, là. Tutti e tre, una volta. Tana troia. No, aspetta che mi devo avvicinare di più, perché qua non riesco a prendere la mira bene. Mezzo al sport. Vaffanculo. Aspetta, va, vieni qua. Coprimi! Coprimi, coglione! Pezzo di merda, bastardo. Coprimi! Città di cazzo. Ma no, ti sparo anche te, eh? Vaffanculo. Cazzo, ce ne sono tre. Combattimento tre. Lì. Spacca di tutto. Quindi di qua. Scappa, lì. Vai lì. No, dall'altra parte. Dall'altra parte. Ok. Ma vaffanculo. Dove cazzo sei? Ma che testa di merda. Ah, tu hai visto. Vai, 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 esci fuori. Esci fuori, così. Ce n'è un altro. Eccolo lì. Perfetto. L'altro? Dove sono gli altri? Madonna, ti sparo anche a te, voglio vedere se funziona. Sì, vabbè, ma dai, ma non è realistico, dai. Bello però. Ma ecco, va. Allora, mia assistita, puoi impostare basso, alto, l'ho già fatto, basta. Ho messo che non è assistito. Questa volta li abbiamo fatti davvero incazzare. Sì, sì. Un comodo per sopravvivere e recuperare le armi in quell'armeria. Armi con l'armeria. Vai, fanno con i nostri culi. Portiamo i culi lì. No, aspetta, vediamo questa che è bella. Credo. Ok. Ho questa qui che fa schifo, che è a fine. Scassi il cancello dell'armeria. Quella che fa schifo, questa qui. Bella. Bella questa.
perché non si apre? E perché tu cazzo sei? Oh. Adesso provo io, va là. Spostati, coglione. Tutto poco di sangue, che schifo. Cazzo è uno zombie. Allora, fase 1, aprire il meccanismo di blocco. Muovi il cursore per portarlo nella zona verde e poi premi X. Ok. Fase 2, aprire la serratura, premi X quando l'indicatore è nella zona verde. Ok, proviamo. Dove cazzo sei? Beh. Allora, vai. Dunque, nella zona verde, eh? Devo trovare la zona verde. Eccola lì. Lì. Ah, facile. Facile. Qui c'è l'omino verde che è il mio. Qua c'è. Che cazzo c'è? Oh, bella. Bellissima. Madonna, spacco tutto con questo. Ma ah, ecco che cazzo è. Per curarmi. Adesso ho capito. Ha fatto? È già a posto. Boh. Vabbè. Vediamo dove cazzo devo. Che fumo? Questi non scherzano un cazzo. Dove sono? Di peggio in Vietnam. Un po' di fumo non vuol dire niente. Ma sì, stai vicino al cavo. Vai tranquillo. Trapano. A questi stronzi ci penso io. Vai al trapano, muoviti. Questo vuole fare casino. Cos'è successo? Sammy aveva uomini dappertutto. Uno di loro lavorava in una lavanderia e rubò le uniformi che George Marcano e Lincoln Clay indossavano durante la rapina. Un altro era un inserviente alla Federal Reserve e fornì loro una piantina approssimativa. La rapina alla Federal Reserve fu programmata perfettamente e non sarebbe stata possibile senza il coinvolgimento di Sammy Robinson, Lincoln Clay e il resto della mafia nera. E quindi? Una settimana a martedì grasso. 20 febbraio 1968. Allora, questo qui lo salto che mi sta sul cazzo. Posto. Salta, ma fa ancora. Ma perché? Ma non devo sparare, ma cos'è sta roba? Imposta, percorso, premi. Che cazzo devo premere? Select forse. Per aprire la mappa, poi A, premi A sulla destinazione. Ah, come GTA. Seleziona la missione. Premi X per vedere i capitoli e usa per scorrere fra gli obiettivi disponibili. Quindi è start. Ok, quindi devo andare qua con A. Ok. Vai, dalle gas. Dalle gas. Oh boh. Allora, Sammy come se la cava? Quando è arrivato il telegramma sul tuo ritorno a casa hai nervi a fior di pelle. Bella sta macchina. E se l'aereo cade, e se il treno è in ritardo, e se lo ritorno indietro. Poi si metteva davanti alla finestra della cucina per il suo whisky, come se si aspettasse di vederti arrivare sul marciapiede. Oh, non dire che te l'ho raccontato. No, vai tranquillo. Dopo mamma, cazzo, sai com'è diventato. Domani ti faccio scoppiare la testa. Sarà felice. Coglione! Cazzo di merda. Stai graffiando la verniciatura! Non è mica mia, cazzo me ne frega a me. Prenderò un'altra. Voglia. Sai quante macchine fregherò adesso. Cazzo, devo andare. Andrà di qua. Cos'è che il coso blu? Attenzione, ah ecco. La polizia ti attaccherà se commetti crimini, agisci in modo sospetto o infrangi il codice stradale. Nel suo raggio di attenzione, l'attenzione della polizia è rappresentata nell'indicatore blu, al centro dello schermo. Indicatore blu, quindi è questo. Cazzo, erano lì. Si sono spostati a Empire Bay un annetto dopo la tua partenza e hanno iniziato a vendere l'erba. Mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se ne volevo. Io dico, certo, per quel che mi riguarda sono soldi gratis. Ancora la polizia. Dopo Marty mi ha scritto che erano passati all'eroina e che cercavano un socio da queste parti. Cioè, una generazione di merda però. Non gli ho mai detto dell'erba, di quella non frega niente a nessuno. Ma di questo dovrò avvertirlo. Non ho fatto in tempo a finire che si è messo a gridare che non vuole avere i federali tra le palle, che mi sono bevuto il cervello e mi sono messo a spacciare tra i ragazzini del Leone. Noi non vendiamo droghe. Cazzo, stai graffiando la verniciatura. Ancora. Dove ero rimasto? Pago la faccia. Non ho fatto in tempo a finire che si è messo a gridare che non vuole avere i federali tra le palle, che mi sono bevuto il cervello e mi sono messo a spacciare. Guarda come vedo io. Del quartiere. Noi non vendiamo. Guarda che manovra stealth. Come se avessero soldi. Scherzi a parte. L'eroina è roba piuttosto seria.
Conoscevo dei tizi in Vietnam che ci sono andati sotto. Alla fine hanno fatto incazzare la persona sbagliata e ci hanno rimesso la pelle. Lo so quanto è pericolosa, cazzo. Per questo voglio parlare con George. Occhio! Figurati se salti. La troia. George dice che può impedire al suo vecchio di scoprirlo. Siamo in versione U. Larga da Lollo e da Frisco. Vendiamo nel French Ward. Lo zio di George non dirà un cazzo finché gli diamo una fetta. Non lo so. George è uno a posto, ma l'eroina non è uno scherzo. Vieni con noi. Sono sicuro che dirà di sì se dividiamo in tre. Certo. Vedremo. Per adesso voglio stare in disparte e capire la situazione. Ok. Va bene. Ma fa culo. Cazzo suoni. Qua c'è la polizia. Catroia, ormai in culo. Piano piano, tranquilli. Come va? Appena ti sei sistemato, pensavo di andare in questo nuovo club nel French Ward. Magari facciamo una doppia coppia. E con chi dovrei venire? Con la tua prossima attrice. Oddio. Ti ho mai detto che un giorno l'ho vista per sbaglio senza maglia. Ma la polizia dovrebbe arrestarmi, allora. Una donna alle tette più flosce e schifose che abbia mai visto. Che schifo. Erano come due sacchi di patate vuoti. Sì, come se fosse stato un incidente. Oh, fanculo. Fanculo sono stato fortunato a uscirne vivo. Comunque, tu vieni con Regine. Regine? Chi è? Credimi. Quando la vedrai vorrai tuffarti a pesce. Yeah. Proprio così. Alla metà dei ragazzi del Lollo. Occhio! Dietro e le chiedono. Caproia! Lei rimbalza tutti. Occhi solo per te, Lincoln Clay. Sì. Fanculo. Aspetta e vedrai, al primo sguardo ti salterà l'uccello sull'attenti. Allora è una figa. Cazzo, devo andare qua. Dentro. Ah, no, aspetta, devo uscire. Okay. Forza, entriamo da davanti. Non voglio che il tuo culo da eroi di guerra passi dal retro. Ok, quindi di qua? No, non di qua. Cazzo, devo andare? Qui. Ah, ok. Guardate chi ho trovato a chiedere l'elemosina davanti alla stazione. Ehi, hey, ciao. Ciao. Ehi, ti ho mandato a prendere Lincoln Clay. Non il negrone che se l'è mangiato. Merda, vecchio. Finalmente un posto dove sapevano cucinare. Il negrone stavolta. Bentornato a casa, figliolo. Come stai? Starò meglio dopo aver bevuto un po' di quel whisky. Hai sempre amato il whisky di frumento. Vorrei fare un brindisi, ragazzi. Merda il cazzo. Vaffanculo. Ma vai a dormire. Ma già. A ognuno la sua fetta. Cazzo è il letto qua. Qui. E dormire? Ah, è già mattina. Ok. C'è il gallo che canta. Non c'è il gallo.